Allora, ora vi racconto cosa è successo durante il periodo del mio sban, perché ero convinto al 100% che non mi sbannassero, cosa ho fatto nel mentre, cosa è successo, cosa non ho fatto. Era un pomeriggio, questo lo sappiamo tutti. Mentre Fionn era in live, ad un certo punto io faccio per aprire Twitch per vedere un attimo una cosa, ora non ricordo neanche cosa dovessi vedere, e vedo che non mi fa entrare nell'account. Quando non ti fa entrare nell'account, vuol dire che fondamentalmente sei stato bannato. Ora, io non avevo fatto niente di sbagliato nei giorni scorsi, quindi ho avuto un brivido e ho detto: è per forza per la roba del Games Week. E ho avuto come un sesto senso appena ho visto il ban, che ho capito subito che non sarebbe stato qualcosa di solito, tipo un giorno. Ho aperto la mail, non la volevo neanche aprire la mail perché già sapevo che era qualcosa di brutto. Ho aperto la mail e ho letto indeterminato. Raga, non mi sono messo a piangere, però c'ero quasi a tanto così. Perché comunque con Twitch ho lavorato per un anno e mezzo. Praticamente che succede? Arrivo lì, vedo il ban e vedo tempo indeterminato. E io che cazzo, finalmente ero dal punto in cui stavo facendo dei bei numeri su Twitch e una bella carriera anche lavorativamente parlando, diciamo. Bam! Permaban. E ho detto: merda, ho deluso tutti. Non ho. Cazzo, tutti voi che avete creduto in me. Li ho delusi tutti dal primo all'ultimo. E quindi, cioè, ho avuto un sacco di traumi per questa cosa, perché ho detto: cazzo, effettivamente ho deluso tutti. Cioè, gente che si è sabbata per mesi e mesi, e io li ho delusi così facendo una minchiata e facendomi permabannare. Porco due. Però, come ben sapete, le Rockstar non muoiono mai. Cosa ho fatto subito dopo? Ho ragionato in due modi. Il primo è quello in cui mi sbannano da Twitch. Il secondo è quello in cui non mi sbannano. Ho detto: nel caso mi sbannano, devo comunque occupare le ore che occupavo per Twitch in altri lavori. Nel caso non mi sbannano, uguale. Per poi capire cosa fare una volta sbannato. Ho mandato un ticket 4 giorni dopo, cercando di spiegare le motivazioni. Ho iniziato a fare tutte le cose che prima non avevo tempo di fare. Quindi il trading, gli investimenti in cripto, flippare gli NFT, crypto game, investimenti in altri settori, riutilizzare al meglio il mio lavoro principale, ovvero la mia società, riniziare a lavorare al meglio con YouTube. E vi dico la verità, nel mentre c'erano i meme tipo: ah, l'hanno bannato da Twitch, si torna in cameretta a Pescara, finiti i soldi. In realtà, raga, mi sono reso conto che senza Twitch io sto mese ho guadagnato all'incirca 4 volte tanto quello che guadagnavo con Twitch. Tanto che a un certo punto ho detto: ma sai che è? Se mi sbannano, non mi frega un cazzo. Vado solo nelle live degli altri, no? Non è un primo flex, porco due, è la verità! E ho scoperto che con la finanza, impegnandomi, posso guadagnare molto, molto di più. E quindi ho iniziato questo percorso dove ho iniziato a lavorare fondamentalmente nel mondo della finanza. E tu dici: ma c'hai capelli viola, le unghie pitturate, che cazzo devi fare? E ti dico: hai ragione, effettivamente è vero. Però ho scoperto di cavarmela molto bene. E questo è stato un po' il background. Nel mentre, in parallelo, però, cioè, cazzo, io ti dico: va bene che non la vedo più come un lavoro Twitch, quindi che streammo veramente giusto per il piacere di streamare. E veramente da oggi in poi io streamerò giusto per il piacere di streamare. E quella è la cosa bella, il che in realtà renderà i contenuti molto più fighi, perché fondamentalmente non ho più l'obbligo di fare live ogni giorno. Quindi streammo quando mi va, quanto mi va, quando ho contenuti fighi, tipo oggi. Guarda qua, siamo al mare a Tenerife. Nel mentre, in parallelo, ho mandato il ticket per lo sban. E al primo ticket mi hanno risposto dicendomi, testuali parole: per questo genere di sospensioni non riammettiamo gli account. E allora ho detto: va bene, è permaban, cioè non c'è possibilità di tornare. Ho parlato anche, grazie alla Pippega, con uno staffer di Twitch italiano, che semplicemente abbiamo parlato un po' e poi mi ha detto: guarda, la mail sembra essere stata molto chiara. Effettivamente, che cazzo gli dovevo dire? E quindi ho detto: ok, sono permabannato, cioè è finito tutto, raga. E ci sono rimasto malissimo, più che altro perché il permaban in sé non è tanto il fatto che non guadagni da Twitch o che non puoi fare le live, è proprio il modo in cui te la vivi. Cioè, io, raga, ho vissuto per 2 mesi come un lebbroso. Pensate che stavo per dire un'altra parola? No, veramente, raga, ho vissuto per 2 mesi come un lebbroso. Cioè, io vivevo in una struttura dove quando qualcuno streamava, io non potevo entrare nell'altra stanza. Non potevo entrare, non potevo. Dovevo passare girato di schiena, incappucciato. E non potevo usare il mio computer. Era una merda, raga. Cioè, non potevo parlare. Cioè, se tipo in quel momento bussava qualcuno alla porta e io dovevo salutare, io non potevo salutarlo perché si sentiva la voce e gli altri si incazzavano. Ho vissuto come un fottutissimo lebbroso, raga. È stato bruttissimo. Non potevo entrare nelle stanze, non potevo uscire la sera. Gli altri dicevano: cioè, era tipo la situazione era: oh, raga, si fa qualcosa stasera che ho finito di lavorare prima? Bro, noi usciamo. Però devo far live, non puoi venire. Io di una gran puttana! È stato bruttissimo! Sono stato 2 mesi sigillato. Non sono uscito di casa, raga.
sigillato, nulla, sigillo, tipo a Yu-Gi-Oh, sigillo di Oricalcos, non sono uscito di casa, raga, è stata una merda. Poi a un certo punto sono impazzito e ho detto, cioè, questo per mille motivi, un po' per le restrizioni che ci sono adesso in Italia, un po' per il fatto che a Milano adesso sono tutti delinquenti, spaccano, ammazzano, stuprano, trinciano, quindi non c'ho più voglia di uscire in questi ambienti. E nel mentre, come avrete visto anche da Instagram, ho iniziato a lavorare sia vendendo le storie Instagram che utilizzando il gruppo Forex che con le mie operazioni e mostrandole agli altri, sia con le criptovalute. E vi dico, cioè, sembra tipo una roba da guru del cazzo, e effettivamente non lo può essere, perché io con le cripto ho perso 2000 euro in un mese. Cioè, non è che li ho persi, sono sotto di 2000 euro su 6000 caricati. E niente, col Forex sono andato molto bene invece, sono molto contento. Ho ripreso a lavorare molto molto a pieno regime con la società e ho ripreso a vendere le storie Instagram, e quindi economicamente parlando sto meglio di prima, molto meglio di prima. Chiaramente c'è un problema, che io ho aperto Twitch nel mentre che io ero assente e ho visto la community, raga, ma sono stato di un male assurdo. Cioè, penso che il ban da Twitch, per chi conosce quasi solo streamer, è tipo il carcere. Cioè, tu non puoi uscire più con nessuno, non puoi fare niente. E allora a un certo punto ho detto, ma sai che è? Siccome io non sono uno che utilizza i soldi per andare in vacanze e robe così, però stavo veramente impazzendo. Così che 4 giorni fa ho detto, ma sai che è? Io me ne vado a Tenerife. Così a caso, da un giorno all'altro, ho scritto a Ciccio, gli ho fatto, Ciccio, ma se vengo domani? Mi fa, va bene bro. E allora io, senza sapere che mi sbannassero, perché io ho mandato il ticket, ma il ticket ti possono rispondere anche dopo 2 settimane, ho mandato il ticket e sono partito per Tenerife. Mi sono fatto 2 giorni, raga, in cui mi sono fumati peggio torcioni, ho lavorato benissimo, ho mangiato come un porco bastardo, e ora però chiaramente mi hanno sbannato, quindi ci sono un po' a fare un video vibes. Adesso qual è il discorso? Mi hanno sbannato, bello, bello per carità, ma c'è un problema, ovvero che in questo momento io la prima violazione che faccio sono per permaban. Sono in una situazione un po' di merda, nel senso che non posso più ragionare come voglio fare lo streamer per lavoro. Perché fare lo stesso per lavoro è impossibile. Perché se per sbaglio io un giorno sono in live e adesso passa un nudista qua dietro che si vede una chiappa, io, ragazzi, sono permaban. O comunque mi prendo altri 2 mesi di ban. Non mi interessa più money grabbare, non mi interessa più guadagnare da Twitch, non mi interessa più pensare di farlo diventare un lavoro. Streamo letteralmente quando ho qualcosa di figo da farvi vedere. Nel mentre su Twitch c'era un po' di carestia, ho visto tutti i canali miei figli che tranquilli che è arrivato il papi, è pronta la pappa in tavola. L'obiettivo è sempre uno: pisciare in testa tutta Twitch Italia. Non lo staff, massimo riguardo, gli altri streamer.